Bene, allora ero rimasto sempre alla Leigh Brackett, che è a questo romanzo, o meglio, questo libro che è una biologia, la strada per Sinarat, e avevo detto che questi erano i primi due romanzi in cui compariva il personaggio di Eric John Stark, no? Che è un personaggio borderline, no? Cioè un personaggio fondamentalmente emarginato dalla società perché è figlio di colonizzatori terrestri emigrati su Mercurio, che i genitori erano morti in un crollo, in una frana, e lui era stato allevato dagli indigeni del pianeta Mercurio, mercuriani, che erano una popolazione appunto primitiva di omini, di pelosi, che vivevano appunto nella zona crepuscolare, perché a quel tempo si credeva che Mercurio rivolgesse sempre la stessa faccia al suo sole, e di conseguenza che potesse esistere una stretta fascia fra la zona giorno e la zona notte in cui era possibile vivere, no? E la maggior parte delle storie di Leigh Brackett si sono sempre svolte all'interno del sistema solare. Solo la legge dei Varda, appunto, e il ciclo del pianeta Skade, a quanto ne so io, si svolge all'esterno, su pianeti extrasolari. Allora, Leigh Brackett ha la caratteristica di avere un certo sense of wonder, cioè le sue storie sono più che altro storie avventurose. Come ho detto, è una sceneggiatrice di film western. E non solo western, credo che abbia sceneggiato anche altri tipi di film, ma appunto le sue storie raccontavano mo di mondi favolosi, e in particolar modo il pianeta Marte, no? Tutti i suoi romanzi si svolgono sempre, diciamo, in uno stesso universo, nel senso che le storie sono fra di loro concatenate, hanno una certa coerenza, non sempre. Ecco, e appunto Marte, come lui immaginava lei, era il solito mondo antico, morente, dai tempi di Wells in poi, abitato da esseri simili a noi, che addirittura sono in parità di conoscenza. Vari romanzi fa capire che i marziani sono i nostri antenati, cioè che in quel breve lasso di tempo in cui hanno avuto una civiltà tecnologica hanno colonizzato gli altri pianeti del sistema solare, e di conseguenza anche la Terra, prima fra tutti la Terra, no? Per cui sarebbero i nostri antenati e per questo sono simili a noi. Assieme a questi esseri umani marziani ci sono poi su Marte altre creature imparentate con l'uomo, ma differenti. Ci sono uomini alati, uomini subacquei. Poi c'erano anche nel romanzo La spada di Rhiannon, c'erano gli uomini rettile, poi c'erano dei fiori pensanti, ne inventa un po' di tutti i colori. Anche in questi due romanzi compaiono, dunque nel primo romanzo si parla dei Rama, un antico popolo marziano che aveva scoperto il modo di trasferire la propria mente dentro il corpo di altre persone, no? Cioè, quando invecchiavano, prendevano prigionieri di altri popoli e trasferivano la propria coscienza, la propria memoria nel corpo del prigioniero, possibilmente una persona giovane, no? In modo da poter vivere ancora all'interno del corpo dell'ospite. La personalità precedente veniva completamente cancellata, no? E in questo modo potevano prolungare la loro vita indefinitamente, no? E questo antico popolo si ritiene che sia scomparso da molto tempo, così come i loro strumenti per poter trasferire la coscienza. E a un certo però lui appunto scopre che ci sono ancora alcuni Rama che sono sopravvissuti al passare dei secoli, dei millenni. Questo popolo viveva in un'isola in mezzo al mare,
e ora ovviamente i mari di Marte si sono estinti, sono scomparsi, ed è però rimasta l'isola con le rovine della città che era stata costruita sopra, e lì si svolge la lotta di Eric John Stark, che deve eliminare gli ultimi Rama che programmano di conquistare il pianeta Marte, di co continuare a commettere le loro nefandezze indisturbati. Sì, Sinarat era appunto l'isola che adesso non è più un'isola, ma è una montagna in mezzo al deserto, è l'isola dei Rama. Il secondo romanzo invece si recca in prossimità del Polo Nord, dove vivono gli ultimi rappresentanti della prima civiltà marziana, degli esseri che non sono umani, ma che sono più antichi dell'uomo, e che sono comparsi su Marte molto tempo prima dell'uomo, e che si sono rifugiati in una valle proprio ai confini dei ghiacci. A dire il vero, la fantasia di Lee Brackett è, come dire, abbastanza pessimista, no? Perché questo mondo decadente, troppo antico, no? Dà l'idea proprio di qualcosa di marcio, di decaduto, come dire, di amorale, di un mondo in cui si è incrostato il male, letteralmente. Ed è, diciamo, risente, in fin dei conti, della mentalità tipicamente americana. Ciò che è antico è corrotto, no? È un po', tipico della mentalità americana, immaginare che i popoli antichi abbiano qualcosa di marcio. E perché? Innanzitutto perché, come ho detto, leggono troppo la Bibbia. Gli americani leggono troppo la Bibbia e quindi crescono con storie riguardo corrotti, i corrotti re e imperatori di Babilonia e di Roma, che sono peccatori o si oppongono al disegno di Dio, no? E poi anche perché l'America, società nuova, che si pone come alternativa nuova alle società antiche, deve vedere le società antiche come qualcosa di corrotto, di nefasto, no? Perché se tu ti proponi come il nuovo, la nuova società, le nuove idee, tutto quanto, ovviamente le società antiche, no, devono apparire, quelle europee e asiatiche, devono apparire come corrotte, come qualcosa da combattere, no? Un altro esempio che posso citare è quello di Intervista col vampiro, no? Qualcuno ha fatto notare, è da notare che il protagonista, vampiro di Intervista col vampiro, è americano e perciò vive con un senso di colpa, con un conflitto interiore, il fatto di essere un vampiro, un assassino, mentre invece i vampiri europei non provano nessun rimorso, no? Cioè, per dire, appunto, europei, quindi antichi e corrotti, corrotti, quindi incapaci di capire la differenza fra giusto e sbagliato. Comunque, sì, non è, io non li ho trovati superlativi come romanzi. Mi ricordo che ho voluto comprarli e leggerli semplicemente perché si svolgevano sul pianeta Marte. A me tutti i romanzi, i racconti che si svolgono sul pianeta Marte mi hanno sempre affascinato, ho sempre avuto la tentazione irresistibile di comprarli, anche se poi magari mi deludevano perché non erano dei vertici letterari. Cioè, per esempio, i peggiori romanzi su Marte che io abbia mai letto sono proprio i più famosi, quelli di John Carter di Marte, no? Leggerli è stata veramente qualcosa di profondamente deludente, anche perché li ho letti dopo aver visto il film, no? E devo dire che il film è molto migliore dei romanzi. Comunque sì, si possono leggere, ecco, anche se non sono fra i romanzi migliori della Lee Brackett. So che
che ne ha scritti altri sul pianeta Marte, ma io non ho mai avuto occasione di leggere perché la Libera non li ha pubblicati. Poi in seguito ho abbandonato la lettura dei romanzi, dei racconti di fantascienza, sia perché appunto nella mia libreria non potevano starci tutti, sia perché non avevo tempo per leggere, stare lì a leggere romanzi di fantascienza tutta andare. E comunque, passando da un genere fantascientifico a un altro completamente diverso, ecco qua un'opera di ben altro spessore, Deus Ire di Philip Dick e Roger Zelazny. Allora, Zelazny ne ho già parlato riguardo al ciclo delle cronache di Ambra. E Philip Dick non credo che abbia bisogno di molte presentazioni perché appunto è forse il più famoso di tutti i romanzieri di fantascienza del XX secolo e forse anche il più grande, no? C'è solo, credo, Isaac Asimov e Arthur Clarke che competono con lui in quanto a fama. E non sono altrettanto grandi forse. Beh, Asimov sicuramente no, perché Asimov non sapeva scrivere, a mio giudizio non sapeva scrivere. Arthur Clarke era un po' limitato dall'ottica scientistica, no? Cioè lui aveva una visione profondamente scientistica del mondo e quindi anche della fantascienza e quindi questa per me è una limitazione perché per me vedere tutto attraverso il vaglio materialistico della scienza per me è un limite, soprattutto per quanto riguarda l'arte. Che ci posso fare? Io la penso così, poi magari un altro può non trovarsi d'accordo, va benissimo, de gustibus. Ecco, comunque Philip Dick, che invece sapeva scrivere innanzitutto, ma soprattutto aveva come dire, un'ottica realistica nel trattare, cioè era un visionario schizofrenico, tutto quello che volete, no? Però aveva un piglio realistico nel trattare della fantascienza, cioè un modo di trattare proprio in modo impegnativo i drammi dei personaggi che descrive realisticamente il futuro, no? Che altri non hanno avuto, no? La maggior parte, molto pochi secondo me, autori di fantascienza sono riusciti a fare questo. Deus Ire è un libro particolarmente interessante perché è un libro, come dire, di fantascienza teologica, uno dei pochi romanzi di fantascienza teologica, cioè che trattano la questione di Dio. Philip Dick era cattolico, in modo anche piuttosto convinto. Di Roger Zelazny non so molto, no? Ma comunque l'ottica con cui hanno affrontato questa trama è decisamente spiritualista, di tipo religioso, narra di un futuro, prossimo futuro, post-atomico, allora il mondo è stato distrutto dalla guerra atomica e in questo mondo futuro si è diffusa una nuova religione, abbastanza strana, no? Che adora come Dio il direttore adesso non mi ricordo di quale ente, per l'energia atomica che in pratica ha causato la guerra atomica e distrutto il mondo, no? E loro adorano appunto un dio piuttosto veterotestamentario, appunto il Deus Ire, il dio dell'ira, cioè dicono Dio non è buono, non è benevolo, è vendicativo, è distruttivo e per questo ha causato la guerra atomica, no? Perché si era stufato dall'umanità e ha deciso di sterminarla. E in questo mondo futuro, appunto, i cristiani sono una minoranza e invece sono appunto i seguaci del Deus, e qui sono costretto a chiudere, arrivederci.